ragazzi, abbiamo subscribe e ritrovati nel mio canale. Sono qua, signori miei, oggi in un video e finalmente anch'io posso provare l'ebbrezza di giocare a Pokémon Go. Io sinceramente adesso vi spiego, ragazzi, com'è andata con me con Pokémon. Allora, è andata che semplicemente io ero al mare, ero in vacanza, e hanno rilasciato quest'app per dispositivi Android, Apple solamente per chi si faceva un account newzelandese, mi sembra. Bene, intanto adesso vi spizzate anche il mio compleanno, così vi ricorderete sicuramente quando farmelo. Tornato in Italia c'era questo fenomeno di Pokémon Go, una cosa incredibile, ragazzi, e io ora sono qui per diventare anche io finalmente un Poké allenatore. Ok, signori, ovviamente accediamo alle notifiche. Ricorda, durante il gioco presta sempre attenzione alla mente che ti circonda, ovviamente. E allora, in questo video qua sarà diviso in due parti. Questa prima parte dove mi creerò il personaggio, la seconda parte dove andrò in giro come amico Robby a catturare i Pokémon. Io però non ho la possibilità di registrare, almeno io non lo so come farlo, di registrare lo schermo in alta definizione quando sono in giro. E quindi magari se avete un app, ovviamente senza usare jailbreak, quella roba lì, per registrare iPhone, fatemelo sapere, ragazzi, perché sinceramente non ne ho idea di come fare. Sapete che questo mondo è ambientato da creature di Pokémon? Sì, puoi trovarne uno a ogni angolo del globo. Alcuni corrono liberi nelle valli, altri volano in alto nei cieli. Poi ci sono quelli che dimorano sulle montagne, nelle foreste, in prossimità dell'acqua. Ho trascorso la mia vita a studiarli, a comprendere la distribuzione geografica. Che dici, darmi una mano nella mia ricerca? Ovviamente sì. Ottimo, ero appunto alla ricerca di un aiutante. Scegli uno stile per la tua avventura. Perfetto, allora ovviamente prendiamoci il maschio. Facciamoci i capelli. No, non facciamoci. Facciamoci un po' abbronzato. Ok, capelli biondi, ovviamente. Occhi ce li facciamo azzurri. Ci facciamo un gran figo, raga. Sono un gran figo. Ok, la mia felpa la facciamo così rossa. Che figa. Madonna, che pantaloni coatti, zio. Così gialle, zainetto. E andiamo a comandare, signori. Ottimo, tutto pronto? Sì, questo sono io, ragazzi. Ovviamente accediamo alla mia fotocamera. C'è un Pokémon nei dintorni. Ok, guarda come vibra, guarda come vibra. Ecco delle Pokéball, con questo potrei catturarlo. Ok, io non so perché mi dice che sto camminando, ma io non sto camminando effettivamente. Mi piacerebbe tanto andare adesso a camminare, perché io so che c'è un modo per catturare Pikachu all'inizio. Ovvero basta semplicemente andare un po' avanti senza catturare questi tre qua, e voi riuscirete a ottenere Pikachu. Quindi io sinceramente adesso proverei a andare a cercare Pikachu, ragazzi, perché io sinceramente vorrei provarci almeno. Vado un attimo in giro e vediamo se funziona. Ok, raga, io adesso sono qua. Non so come vedete voi l'applicazione. Presumo che la vediate abbastanza bene, nel senso, fortunatamente non ho una videocamera con problemi di messa a fuoco, anche se ogni tanto mi fa dannare. Adesso andiamo a provare insieme a cercare Pikachu, raga. Cerchiamo subito Pikachu. È qui, hai capito? Devo andare a cercare Pikachu. Hai capito? No, raga, non ha funzionato. È rimasto sempre così. Non c'è Pikachu. Perché? Mi ha dato Pikachu. Ragazzi, purtroppo Pikachu non è apparso. Sapete cosa vi dico allora? Io mi vado a prendere Charmander. Assolutamente. Attiviamo la telecamera. Ok. Eccoci qua, signori. Eccolo mio Charmander. Allora, siamo pronti? Olè! Grazie! La mia prima Pokéball non è che sia andata fortissimo, eh. Anche neanche questa. Allora, facciamo così. Oh! Raga, non riesco a tirare le Pokéball. Che voi all'inizio faceva così. No, niente, non riesco. Armandam, fammi girare i Marauna. Non va, raga. Oh, stavolta è andata. E non penso che abbia poi tanti problemi a catturarlo, dai. Perfetto! Abbiamo preso il nostro primo Pokémon, signori! Mamma mia! Sono troppo emozionato. Devo ancora vedere come funziona bene sta applicazione, perché non mi sono informato tantissimo, vi dico la verità. Ok. Oh, dai video sembrava che la texture fosse anche abbastanza schifosa. Invece si vede abbastanza bene, devo dire. Ok, ce l'abbiamo al 12 PL. Quindi ovviamente fa abbastanza cagare. Complimenti, hai catturato il tuo primo Pokémon. Perfetto. Si vede che hai la stoffa dell'allenatore. Come ti chiami? Ecco, sicuramente ci sarà il mio nome, guarda. Vediamo. Questo nome non è disponibile, ovviamente. Certamente. Proviamo Just Gabbo. Questo nome non è disponibile, grazie. Proviamo Gabby Squared. Wow, che bel nome, piacere di conoscerti. Gabby Squared, il nuovo Poké allenatore più forte della storia dei tempi. Puoi trovare
troverai Pokéstop presso i luoghi di interesse storico monumento. Ora tocca a te esplorare il mondo che ti circonda. Non perdere tempo, inizia a catturare tanti Pokémon per registrarli nel tuo Pokédex. Pronti? Go! E inizia qua, signori, la nostra avventura. Ci abbiamo già uno Zubat, questo dovrebbe chiamarsi. Non mi ricordo il nome, ragazzi. Ecco, sono un po' arrugginito. Pronto? Vai, Zubat! Fa deriva cool! Niente. C'ho due Zubat, raga! Ce ne ho tre! 4, 5! Mamma mia, quanti Zubat! Oh, dai! Che cazzo, madonna santa! Oh, là! Finalmente! Grande Bomber! Vai che l'hai preso! Voilà! Ha preso anche il nostro primo Zubat. Ah, io siccome vivo in campagna, dietro c'ho un fiume, praticamente. E quindi potrei trovare tantissimi, ma tantissimi Magikarp. Quindi io so già che Pokémon fare, raga. Comunque, allora, questo sono io. Vediamo qua come funziona. Allora, diario. Hai catturato Zubat, PL10. Ok, perfetto. Ovviamente sono senza squadra. Ok, dintorni non c'è un cazzo. Questo è il mio Pokédex, mi sembra. Pokémon. Sì, ce ne ho due. Ok. Poi, negozio, strumenti. Vediamo, ah, qua ci sono gli aroma. Un intenso profumo che attira i Pokémon selvatici per 30 minuti. Sicuramente Silvia sarà molto, molto contenta di questa app, perché voleva dire che io ogni giorno porterò giù il mio cane, perché devo fare le camminate. Per forza di cose devo portare giù. Infatti dopo lo porterò giù. Qua cosa c'è? Questo è un Pokéstop. Dove cazzo è sto posto, raga? Sapete che non lo so? Vabbè. Comunque, signori, adesso non è che finisco il video, perché adesso andrò in giro col mio amico a cercare dei Pokémon. Sì, fa un po' strana come cosa, ma sarà figo, sarà una figata. Comprate i capelli di GDSQ. Che non ce ne sono più. Che capelli ho? Oh. Cosa è successo ai miei capelli, Bomber? Mi sono scoppiati. Passate da Robici. Ah, signori, qua ci sono i Pokémon. Ovviamente non accenderò la macchina, questo è semplicemente un intro, perché probabilmente stasera andremo a catturare i Pokémon al parco. Che io... Mi ha detto mio amico Tuna, che salutiamo, ciao Bomber, che lui è riuscito a catturare Pikachu con quel modo che volevo fare inizio video, perché poi lo vedrai il video, Bomber. Solo che ho camminato poco io, perché se avessi riprovato, probabilmente mi sarebbe apparso. Allora, gentilmente, cameraman, fammi vedere. Allora, prima ho fatto una passeggiatina da solo, so che è una volta la telecamera, quindi faccio vedere i Pokémon che ho catturato. Allora, qua abbiamo Rattata 37. Ho trovato sotto casa tua, Bomber, Staryu, che è quello più forte che ho fino a... No, il più forte è Exeggute. Vedete? È un po' una roba strana da dire. È peso 3 kg, altezza 40 cm e praticamente ha un PL di 45. Non è male come Pokémon, infatti è più forte, lo metto anche fra i preferiti. E tra l'altro non mi ricordo la sua evoluzione. Diciamo che con le evoluzioni, raga, non è che me la cavi benissimo. Mi ricordo solo quella di Quirtle, Bulbasaur, quella roba lì. Qua abbiamo l'incubatrice, gli incubators illimitate praticamente. Però non posso utilizzarla perché lo sto già usando con un altro uovo che ho già fatto 700 metri. 1,8 km a piedi, quelli di prima che vi dicevo. Ovviamente abbiamo visto inizio video che abbiamo preso Charmander, poi c'è Zubat, PJ, insomma. Ora ovviamente non so questo video quanto durerà, perché ancora devo montarlo. Ovviamente lo termino qui il primo, poi stasera andremo a caccia di Pokémon, troverete domani probabilmente nel mio canale il continuo di questo video. Volevo precisare, come mi ha detto anche Robby prima, che io ho magari sembrato che avevo contro questo gioco qua, ma non è assolutamente vero. Avevo semplicemente fatto un'affermazione del tipo su Inside, mi ricordo, il gioco, che probabilmente non lo seguiranno in tanti perché non andrà in tendenza come Pokémon Go, perché comunque adesso è un gioco che va in tendenza parecchio. Quindi, signori, mi raccomando, giocate responsabilmente, bisogna dirlo. Non giocate mentre siete in macchina, non distraetevi, mi raccomando, perché è molto pericoloso. Ci vediamo domani con un altro video. Mi raccomando, lasciate tantissimi like, fatemi sapere se vi può interessare questa sera nel mio canale, che non so quanto durerà e non so come strutturarla. Mi raccomando, passate nel canale di Robby, vi metto il link in descrizione. Vabbè, signori, vi saluto, vi ringrazio, qui da Gabriel Spero tutto, lasciate un mi piace, un commento. Bella.